tutta la frana è caduta in un attimo. In un attimo, io credo puramente di 10-15 secondi il più che ci ha messo per arrivare tutto a basso, era tutto un fermo, tutto un silenzio, tutta sta gente che correva di qua di là come pecore sperdute che non sapeva dove correre. Là di là tutto correva per anche con dire di aiuto, di andare a salvare questa gente. Ma cosa vuoi? Là ancora il pericolo era grande sopra, tutti gridavano, tiratevi via, levatevi, levatevi. Ha perso qualcuno lassù? Mio fratello. Era vicino a lei o era lontano da lei suo fratello? No, mio fratello era più a basso, l'ho visto che era giù, immaginato subito che era rimasto sotto. E come riuscì a scappare lei? Ma io ero fuori della portata dove è passato il ghiacciaio della valanga, ero più distante io, fuori della neve. E le reazioni immediate che avete avuto, quali sono state? Beh, il primo pensiero è stato quanti morti sono rimasti là sotto. Pensare subito a quelli che sono rimasti sotto, perché se lo sapeva sicuro che ne erano tanti. E avete ancora delle speranze? No, ormai no, perché già 2 giorni quelli che sono sotto, anche se erano di vivi, a questa ora sono morti sicuro.